Continuano le festività e ormai è passato il Natale, è passato il Capodanno, però in cucina troveremo sicuramente qualcosa ancora da smaltire, ma soprattutto in pasticceria. Per quanto riguarda appunto i dolci, siamo nel laboratorio di pasticceria di Francesco Cassarino, Peccati di Gola, che ci darà qualche indicazione per utilizzare qualche prodotto che sicuramente abbiamo in casa e preparare ancora qualcosa di molto sfizioso e buono. Sì, diciamo questa è un'altra variante ancora al panettone, dove possiamo sbizzarrirci con la pera che magari avevamo fatto la variante del panettone, dove ci è rimasta questa pera che magari, va bene, si può mangiare naturalmente, però io mi sono preparato un frullato di pera. Come l'abbiamo fatto? Niente, non ho fatto altro che pulire in pratica e farmi un frullato con un mixer che è comune che esiste a casa. Aggiungendo acqua o qualcos'altro? No, solo. Niente, soltanto pera? Solo pera. Quante pere abbiamo messo qui? Quasi, queste sono due pere. Okay. Mi sono preparato, diciamo, della ricotta che naturalmente troviamo nei nostri supermercati, nei nostri riforni, chi ci rifornisce naturalmente. Frullata con lo zucchero? Questa è frullata con lo zucchero, un mezzo chilo di ricotta già è abbondante. Con quanto zucchero? Zucchero noi consigliamo sempre un 300-350 grammi, non superare mai il mezzo, il 400 grammi, perché va oltre, diciamo, la tenuta della ricotta, essendo una ricotta, diciamo, poi c'è chiusa quella di pecora, c'è chiusa quella, diciamo, vaccina, cambiano anche le percentuali. Dipende anche molto dai gusti, eh? Sì, 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 anche se la vaccina andiamo sul sicuro, è una cosa, poi sono una certo, cosa, gusti personali. Questo è un dolce al cucchiaio, perché come vedete abbiamo scelto dei finger food praticamente. Sì. Stiamo facendo qualcosa sul finger food. In pratica non facciamo altro adesso di aggiungere della ricotta. Dobbiamo solo comporre il nostro dolce. Abbiamo il solito panettone che è avanzato dalle feste, con cui, vedete, abbiamo preparato tantissime cose deliziose in queste piccole rubriche di pasticceria. Stiamo preparando dei pezzettini di panettone. Anche questa volta li riduciamo a pezzettini piccoli? No. Proviamo di farli vedere direttamente. In pratica io sto prendendo della ricotta. Benissimo. La sto mettendo nel... Come base. Come base, esatto. Vado a usare questo. Di una semplicità unica, ho questa pera frullata dove vado a creare una situazione anche accattivante per quello che possa riguardare i colori. I colori, ecco, esatto, dove io magari vado a stupire i miei amici che vengono a casa, le mie amiche, e allora è la guerra del chi ne sa di più. Questo è veramente semplicissimo da realizzare, anche molto veloce. Se avete ospiti a cena, semplicemente volete preparare qualcosa per la vostra famiglia all'ultimo minuto, sicuramente il panettone lo avrete a casa, due pere da frullare e della ricotta che magari vi è avanzata perché avete preparato qualche altra cosa. Sto mettendo il mio panettone, niente di difficile, niente di complicato. Mi sono preparato la mia base dove poter in pratica mettere qua. Sono libero di fare quello che voglio, in questo caso la signora a casa può fare quello che vuole. E noi invece in questo caso cosa abbiamo scelto? Della panna fresca. Che diciamo. Piace tanto anche ai bambini, quindi in questo modo possiamo anche fargli ad esempio mangiare della pera, della frutta. Della frutta, esatto, questo è del pretesto anche per far mangiare ai bambini, come dicevo poco fa, è il discorso che ormai i bambini sono molto distratti da altre cose e non stare più attenti alle cose, diciamo, alimentari. Niente, a questo punto mi faccio, la nostra decorazione. Sì, mi faccio avanzare un po' di pera, è giusto anche così per dar modo di renderlo invitante. Magari vado a mettere, semplicemente posso avere a casa anche della scaglietta di mandorla, voglio dire. Ma guardate che roba, è veramente bellissimo. Cioè portate in casa, portate in tavola un dolce al cucchiaio così, è di sicuro effetto, veramente molto bello, poi vogliamo, semplice. Vogliamo ancora esagerare? Possiamo mettere... Ma sì, esageriamo tanto. E diciamo che già il gioco... Giochiamo molto con i colori della Sicilia anche, e i sapori. Io gioco particolarmente, a me piace giocare con i colori della Sicilia, infatti io ho associato tutto quello che è mediterraneo, l'ho associato con la pasticceria, diciamo, di moderna. E questo mi ha permesso anche di far gustare e far mangiare anche a me, di presentarmi in un altro modo. Ma questo non è una cosa semplicissima. Questo è bellissimo, è un dolce che sicuramente
farà impazzire tutti. Allora con questo dolce al cucchiaio noi vi salutiamo, grazie Francesco, grazie e buon lavoro qui all'interno del laboratorio di pasticceria, c'è sempre un grande affare, grazie.